E beh, mi piacciono le giornate dove finiscono le cose e ne iniziano altre, a te? Abbastanza. Sì, il mood è trovati sempre nella posizione di dire fottiti. Non ti piace una cosa? Fottiti! Ok. La posizione del fottiti. La posizione Quanto mi piace la posizione del fottiti. del Ok. Ah, il mood è questo, ragazzi. Fottiti! Ciao a tutti ragazzi, bentornati su I Glitch, stavolta con i pro, Wow, senza con i contro. pro. Siamo sul territorio di New Kirk 3. Te, E vediamo, che inquadrato in basso a destra, sì. il Protoss rosso Shui! Zest. Che sono, diciamo, due mega pro, come possiamo notare anche dalle DM che stanno volando. Mentre in basso a sinistra abbiamo il Protoss blu. Shui! Trust! Molto bene, sono due razze che conosco come le mie tasche. Anch'io, So, esa perfettamente. so esattamente cosa ambedue andranno a fare, ovvero un Pilone pilone e poi e un vedo. gate. Non lo so se arriverà il gate o forse prima il gas. Qua prima il Guarda, gate. perché non sono in Grandmaster? Li Perché non sono in conosci Grandmaster? meglio tu? Gate, gas. E qua, come al solito, dato che è un mirror di alto livello, Faranno le fanno cose beh, allo almeno. stesso Sì, secondo. infatti, come possiamo notare dalla produzione in alto a destra, ci sono praticamente delle cose. Distanti Ecco. di microsecondi proprio. Microsecondi, esatto, di decimi di secondo che si stanno portando avanti. Come si direbbe di Secondo petosecondi. gate da parte di Zest, Entrambi. secondo gate da Da parte parte di di Trust. Thrust. Thrust l'abbiamo già visto, mi sembra, in qualche game dove ha arato Sì. male con i DT qualcuno. Sì, se non ricordo Se male, non sì. rimembriamo male, le cose sono andate così. Sta arrivando Centro finalmente cibernetico da parte di Zest il e centro centro cibernetico cibernetico da da parte di parte di Thrust. Trust. Bello, potremmo dire Sì. una sola cosa e aggiungere da parte sua e La dell'altro. differenza c'è nel pilone in più da parte di Zest che è andato a coprire tra il gas e il Nexus. Peccato che anche Trust lo abbia fatto. L'ho fatto. Abbia fatto anche lui. Nella stessa È un identica. mirror, ragazzi, preciso e Forse è uno perfetto, dei ma mirror. anche per la posizione per gli edifici, Sì, eh? ma anche che non sono posizionate a caso, c'è un significato dietro questo posizionamento. Esatto. Diciamo che molto Mothership Mothership Core da Core da parte di parte di ambedue, entrambi. ma la vera e grossa differenza sono due dette in produzione da parte di Zest. Perché Trust sta facendo due Due Stalker, Stalker. che non so, forse sono meglio le adepte rispetto agli Stalker Sono inizialmente. leggermente più Sì. mobile, possiamo dire. Un pochino più versatili. Sì, c'è questa differenza almeno Diciamo. iniziale. Si stanno avvicinando rispettivamente i Mothership I cori Core, de uno mamma. verso l'altro per andare a fare una sorta di danno, Si usciranno la e ci sono classica. i Gini Sundini che si andranno ad incontrare. Si batteranno l'uno passandosi perché non avendo mani. Sì, ma grossa differenza da parte di Thrust sta arrivando il portale stellare e non da parte di Zest. Ricordiamo che gli Oracle sono estremamente letali, soprattutto in PvP, quando non vengono scoutati. Qua si sta avvicinando il Mothership Core di Zest con le due adette che vanno ad Adette, sì, incontrare un lo Stalker avvicinamento. con la loro scorregina psionica. Probabilmente entreranno per andare a scoutare, vedere se c'è un'espansione. L'espansione non è stata vista né trovata. Ebbene già, E arriva, vanno c'è a. le adette che seccano subito un Sì. Gino e scoutano Eh sì, ha tutto. beccato il Gino, il Tutto. giusticato è arrivato. Il E cannon adesso tutto overcharge, il che. difensivo da parte di Thrust contro l'adette, le quali si sono teletrasportate via con E la si loro sono portate scorreggina a casa ben psionica. E 5 sondine nel frattempo. 6. anche mi è piaciuto come ha utilizzato Zest il suo nucleo della nave madre per teletrasportarlo a casuccia propria dopo aver fatto comunque una sorta di danno. Decisamente, decisamente. Robo da parte di Zest. Ci stava, ci sta, ci stava. Ci sta decisamente. E ha Oracle da scoutato. parte di Trust. E ha scoutato comunque l'Oracle. Yes, L'ha sì. scoutato con il suo Mothership Core, quindi sa cosa aspettarsi. Espansione da parte di Zest, che adesso deve giocare in difesa. Si sono aggiunte anche due sentinelle, due sentry, pronte per fare scudi guardiani o eventualmente dei Force force field, Field, qualora se voglia. serviranno. Però sicuramente sta arrivando da parte di Zest la. Bella come sta Bello come la giocando. Sì, chiude le due adette con i Force sì, Field. ha persa una sentry e forse rischierà di perdere un'adetta. E Vediamo se un'altra sì, schiaffetta, si la un'altra schiaffetta, perde. una la perde. Un'adetta l'ha persa. E Ma anche comunque,  ││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 
Terra comunque è rimasta abbastanza che ferita. Andando ad espandere anche Trust, arriva da parte di Zest il prisma dimensionale che sarà è veramente letale, perché se ti arriva un prisma dimensionale qua inizia a warparti roba, sei veramente nel creep fino al collo. Non so perché sia successa questa cosa qua. Perché abbia attaccato, probabilmente è stato un misclick da parte sua, anche se a questi livelli i misclick non li fanno. Qua ci sono gli Oracle che continuano a girare. Se li fanno sanno come recuperare, anche volendo. Sì. Tempo noi, zero. Noi semplici umani possiamo soltanto premere F10R quando facciamo un errore consci di non riuscire mai più a risorgere da quelle ceneri. A recuperare il game, cosa molto importante. Si stanno avvicinando le due adepte, sta partendo anche il prisma dimensionale. In produzione da parte di Zest. Gli ha fatto forse una botte da Orbi, una sorta di danno. Si è portato a casa Trust tre sonde. In questo prisma dimensionale ci sono due adepte che verranno droppate e poi warpate, probabilmente con altra merce di morte. Yep. E nel frattempo Zest ha messo in produzione. Doppio cannon overcharge, reazione immediata da parte di Trust, che ha saputo difendersi da questo arras di adepte. Ricordiamo che queste due adepte one shottano, cioè bishottano i gini sondini. Decisamente. Con un unico. Comunque sì, è quasi finito attacco. Il concilio del crepuscolo da parte di Zest, mentre vediamo appena ora conclusa la robo da parte di Trust. Mm-hmm. E nel frattempo continuano a morire sondini da parte di Zest. Cosa buona e giusta, cosa molto drammatica. Altri due gate da parte del Protoss rosso. Due gas. E la ricerca del blink sempre nuovamente da parte di Zest. Questo vuol dire che molto probabilmente punterà tanto sulle gate unit. Anche per stalker. Sì, poi sono arrivate queste adepte che sempre droppate, che continuano sempre a fare un danno. 10 lavoratori per ciascuno. In produzione da parte di Trust soltanto da poco il concilio del crepuscolo. E vediamo, seguiamo questa Phoenix e questo Oracle che si prendono cura io lo vedo male, il prisma dimensionale. Il prisma, come c'è la Phoenix per colpire il prisma e l'Oracle per colpire le unità che vengono droppate. Ricordiamo che le adepte per fortuna non colpiscono in aria. Esatto. Ci sta arrivando un immorale. Il primo immorale che molto spesso li vediamo in PvP, perché gli immortali fanno un danno immorale. Fanno male. Tanto male. Si sta aggiungendo anche il laboratorio robotico e la forgia da parte di ambedue giocatori. E questo vuol dire potenziamenti. Il laboratorio robotico, robotico forse per i Disruptor. Forse Disruptor, sì. Penso che la scelta migliore da parte di Zest siano i Disruptor, perché i colossi vengono colpiti dalle unità air. A meno che non voglia andare Trust di Zeloti, ma non penso, perché non ne ha fatto manco uno. Non credo che vada di Zeloti. Qua c'è un'allucinazione utilizzata per spottare che verrà distrutta in tempi brevi. Terza da parte di Trust, non vediamo ancora nessuna terza da parte di Zest. Ancora no, che tra l'altro sta bancando sostanzialmente, ma un motivo ci sarà, molto probabilmente in ottica di spesa futura che di sicuro arriva. Probabilmente se non sta spendendo c'è un piano alle spalle. Caccerà fuori da quella roba, dai vari gate, in aggiunta. Sì, guarda come si scoutano vicendevolmente. Infatti arrivano i Disruptor da parte di Zest. Proprio perché. E Karma ci prende! Proprio perché prende è la scelta migliore. Perché se vai di colossi e il tuo avversario ha comunque un portale stellare, i colossi sono molto fragili contro le unità che volano. Decisamente sì. Ci sono altri 4 gate in produzione da parte di Trust. In tutte e due stanno montando la loro macro, pronti a scannarsi di micro a metà mappa. Ho come questa impressione. È il grosso come della partita. Detto, colossi da parte di Zest. Però una scelta interessante che io personalmente. Vabbè, che Trust sta facendo le Phoenix. Personalmente non avrei fatto. Però. Tra l'altro, poi molto probabilmente questa partita verrà combattuta in terze espansioni di ambedue. Perché se. Sono molto più vicine al centro mappa. In momento si vanno bello in Vision. Peccato che sia stato one shottato. Perché se uno e due si va a perdere la terza e non riesce comunque a fare danni sostanziali, ha perso. E GG per praticamente. Lui. Nel frattempo stiamo vedendo in alto a sinistra nella produzione la balestra risonante da parte di entrambi. Quindi. Mentre Zest sta ricercando le lance termiche. Sì, le lance termiche per i colossi che ne aumentano il range. Mentre Trust sta andando con l'archivio dei Templari, quindi forse vedremo degli High Templar, ma ancora non sappiamo.
primo viaggio a metà mappa, ottima micro. Come micro. Guarda, non ne perdono uno, No. Ah, no. Uno Zest adesso. Si è distratto. Due. Uno anche da parte di Trust, due da parte di Trust. Bello, bello. Carini questi scambi. Sì, molto belli. Sono molto belli gli scambi di micro da parte dei pro. Sì, a un certo livello sono molto interessanti. Tre immorali da parte di Trust. Mentre il buon Zest, cos'ha il buon Zest? Ha due immortali, un colosso. Due adepte, quattro adepte, nove stalker, tre sente il cuore di mamma. E abbiamo Zesta leggermente più roba. Diciamo che sono due giocatori direi molto solidi. Sta per arrivare la quarta da parte di Zest, che si porta in vantaggio di macro. E ha poca roba però, infatti non può permettersi di ingaggiare come si deve, perché sennò perderebbe tutto. Zest è molto ben difeso. Mi piace come continua a utilizzare le allucinazioni per andare a scoutare e a rendersi conto di quello che è il proprio avversario. A me piace come Trust abbia messo in produzione due arconti. Sì, ha fatto gli Egg Templar più che altro per gli arconti, quindi non è andato a ricercare niente Storm da parte del... E lo sta facendo comunque anche Zest. Cioè questi due giocatori stanno facendo esattamente le stesse cose. L'unica differenza è la presenza del colosso, e per Zest e per Trust la presenza dello spazio porco. No. Dello Starport. Sì. Poi vediamo forse un primo timido ingaggio da parte dei due che cominciano a punzecchiarsi a questo punto. Ma hanno tutte e due una sorta di timore nell'ingaggio. Qua queste Phoenix vengono mandate a scoutare i cieli di Trust. Sì, per vedere se si era espanso Zest. Nel frattempo continuano a pattugliare. Guarda questi stalker che tentano di prendere Blink. Di blinkare nel punto giusto. Ah, guarda Bello. Sì. Da notare come ha warpato subito sei stalker a blocco proprio per difenderli. E ha perso soltanto quattro sondine. Zest dice: ah sì, tu non voglio seguire il tuo gioco dove continui a punzecchiarmi, quindi voglio arrivare a casa tua e iniziare a farti una sorta di danno in qualche modo. E adesso sei tu che balli sotto la mia musica? Più o meno, vediamo un po' come no, un po' di arconi. C'è il 2 d'attacco ormai terminato. Qua l'uso da parte di Trust. E questo è un grosso vantaggio. Sbaglio con le Sì, con le gesto è già finito. Carini i post-it, molto carini i post-it. Stanno perdendo veramente tante cose. Tutte e due. Ci sono bolle temporali da parte di entrambi. Il prisma dimensionale di Zest si è aperto. Sono uscendo. GG da parte di Trust. E si è reso conto. Visto che aveva decisamente troppa roba. Si è reso conto che decisamente non sarebbe riuscito a uscirne. Infatti c'era in produzione anche da parte di Zest. Zest ha vinto perché aveva più roba. Perché ha ritardato la sua quarta, non facendola affatto, così come ha ritardato la sua terza rispetto all'avversario, il quale ha deciso di investire prima dei minerali sulle espansioni, sull'espansione, e si è reso conto che era troppo indietro e non sarebbe riuscito a recuperare uno scontro frontale con Zest. Non avrei potuto dirlo migliormente assai. Neanche in italiano riesco più a parlare dopo questo. Io posso solamente latrare nel buio. Perfetto. Con gli occhi spalancati, però. Certo, è rabbiosi, perché non vedo. Amici, speriamo che questo PvP... Speriamo che vi sia piaciuto, che vi siete divertiti. Certo. Mi raccomando, commentate, condividete, passate al secondo canale, iscrivetevi al secondo canale. E decisamente iscrivetevi Anche al primo perché ma soprattutto no? Al primo, perché ormai mancano davvero pochi iscritti ai 500. Yes. Quindi il Best of 7 arriverà. È vicino, ragazzi. Arriverà, ragazzi, fatecelo fare. Perché se è vicino il Best of 7 è vicino, è ancora più vicino. Se la ricorderanno in pochi come citazione, ma va bene. Lascia che mi metta questa collana intorno al collo. No, non lo fare. Comunque, passate alla pagina Facebook e mi raccomando, chi non si iscrive... Chi non si iscrive, diglielo tu, caro Karma Klaus, chi non si iscrive cos'è? Chi non si iscrive è un cannone fotonico girato male. Volevo dire... Mal girato. Ciao!